Benvenuti alla 25esima edizione del Festival dei Tamur. E allora, l'Associazione Culturale per la Tutela e la Salvaguardia delle Tradizioni Popolari, Comitato Festival dei Tamur, vi dà naturalmente il benvenuto, vi ripeto, alla 25esima edizione del Festival dei Tamur. Celebriamo questa edizione con l'orgoglio di aver permesso che questa manifestazione folcloristica, tutta dedita a rinverdire i fasti della nostra tradizione popolare e della nostra cultura, raggiungesse il traguardo delle nozze d'argento.
è un vincolo indissolubile quello che lega la manifestazione alla popolazione grumese, il cui significato viene offerto con generosità alla fruizione dei forestieri che qui arrivano da ogni parte, sia dall'Italia che dall'estero. Il comitato organizzatore, formato da un nutrito gruppo di soci e presieduto da Franco Sinisi e Antonio Miani, coadiuvati dai segretari Magda Fanelli e Gennaro Palladino, in collaborazione stretta con l'assessorato alla cultura diretto dal vice sindaco Vito Enrico, ha tanto lavorato per continuare a proiettare un'immagine laboriosa e testante, un'immagine laboriosa e testante del nostro paese, naturalmente, attraverso la realizzazione del Festival dei Tamur, che quest'anno, con la presenza di un gruppo folcloristico, pensate un po', che viene dal Brasile, riprende quel timbro internazionale tanto necessario all'amalgama dei popoli. In apertura del festival vogliamo ringraziare naturalmente le istituzioni, e dunque la Regione Puglia, la provincia di Bari, la comunità montana Murgia del sud-est, i comuni di Grumo Appula e Binetto, che hanno voluto conferire con la concessione del proprio patrocinio e dei loro contributi un valore inestimabile a questa manifestazione. E allora io direi di cominciare subito questa 25esima edizione del Festival dei Tamur con due grumesi che più grumesi di così veramente non si può. Io chiamo subito qui sul palco i signori Vito Michele Burdi e Giacomo D'Angelo. Prego, prego. Buonasera e naturalmente ben trovati. La nostra apparizione questa sera è nata all'insegna dell'improvvisazione. Non abbiamo programmato niente, non era niente in vista. Di corsa il comitato si è premurato di venirci a trovare e pregandoci non abbiamo potuto rifiutarci. Ma non so fino a qual punto una cosa, la nostra apparizione o la nostra esibizione, sia attinente con la manifestazione stessa. Spero che sia di vostro gradimento. E allora incominciamo di oraggi. Siamo su. Il Festival di Tamur del 2003 sono assente i scattenti che non programma varie. Non comitete di maschio e femmine, o non accettete, per fare un festival di Tamur a Tamur. Il presidente Franco Sinisi, che è nata venite, stava attaccato al festival o Tamur alla grandaccia e pure a Pichetto. Sui programmi che hanno organizzato, Greu ci fece una bella ringraziata. Ci sei tutto veramente gremense, senza adrauro di cuore, ma stai in mano carnese. Ci può continuare un video andare di volta già chiesto, o non sparare il tamburo e avarmane il solo freschetto. Ma parlando del festival, che ho studiato due paesani, a migliaia di prastire arrivano dall'interno. Un bel lei si apre la giornata, di tamur di paese viene bombardato. A tutti i tamur di paese con Veneut, Greu, Veneu Saleut e Bambreu. Cus è un festival di tamur e di freschetto. Cazzo fosse già il Greu, un paese di volta già che. Un sabato assai, la seconda serata, una grande orchestra, canne Sheut e rinomato. No gruppo mangia fuoco, venne a Barletta. Se mangiano un fuoco come i polpetti. A Greum, da Mambredogno, ben un ciambotto, e ci mangi, ma care un calarcotto,
il presidio che la donna che c'è non dà la banna, faccia la scoletta. Un gruppo di vude a gente paesane, dammi coraggio e abbattimici i mani. Sao che fatemi con la veia geranna, folklore e spettacolo, buone danne. La banna gremai, chi maggiorette, viene a causa enorme chi vuole da giacchette. Se non i canzoni e il bel marcetto, viene a banna casone, pure senza fucchetto. Un gruppo di passiatori, di stapolette, si ma sente forti scattacetti. Di strette di gremo, una pala spalette, e questa pelle sono a pala spazietta. Un gruppo meraviglia di Brasile, una marciana. Scusate, i binocoli non funzionano. Un ambatuesco, mamma, rattana del pelle. A scavare di pelle, sti bellezze femminine, e ci sta vicendo, va a perdere qualche cento. Gli organizzatori, dove guardate, che la pistola di carabinieri vengono scortati. Gli altri manifestazioni con organizzate, il programma, i vecchi stambati, un festival di Tamur alle greine portate, la popolazione se ne resta a sé di chi scrivete. Ho commettete un ringraziamento e scelte e mandiamo in mente così e auguri di noi tutti quanti. Ci vediamo di buono, di buono vendere, raccomandando a Cristo. Yes, okay. Grazie. E allora era doveroso aprire questa edizione delle Nozze d'Argento del Festival dei Tamur con Vito Michele Burdi e Giacomo D'Angelo. A questo bravo rappresentatore di Grumo che è venuto da Cardelli, accettate da Battigime. Grazie, grazie. Allora, con Franco Sinisi e gli altri nostri collaboratori del Comitato abbiamo pensato di premiare il primo presidente del Festival di Tamur, che è Domenico Iacovelli. Se qui in platea viene sul palco, se no sarà domenica prossima. Si chiamava Romba Pignati. Si chiamava Romba Pignati. Poi, siccome Vito Michele Burdi è l'anima vivente ancora Grumo, e tutti quanti noi abbiamo pensato di nominarlo presidente onorario del Comitato del Festival di Tamur. E questa sera il presidente attuale Franco Sinisi consegnerà il diploma di merito a Vito Michele Burdi come nostro presidente onorario del Festival di Tamur. È un onore. Proseguire bene o male, bene o male, ma proseguite, andate avanti, non si curare di loro, ma guardi il passo. Grazie. E poi c'è a Giacomo D'Angelo. E allora, grazie. Il diploma di partecipazione al signor D'Angelo a questa 25esima edizione del Festival dei Tamur. E adesso andate via, perché ci sono le basse bande, andate via, andate giù. Allora, da quanto tempo lei suona con questi baldi giovani? Dall'età di 10 anni, da piccolo. Da piccolo, mi diceva poco fa e si ricordava addirittura di Vito Michele di Burdi e anche di Grumo, il nostro compaesano adesso scomparso, un grande amico. Allora, cominciamo subito, stasera c'è la gara, quindi stasera c'è la giuria che vota e si assegnano naturalmente i premi. Che cosa ci fa ascoltare la bassa banda di Molfetta, composta da, oltre che dal signor Marinelli, anche da Aldo Vergano, come me.
Corrado. Corrado. Mauro Magarelli. Mauro Magarelli. Girolamo De Celle. E Girolamo De Celle. Che cosa ci fate ascoltare? Sono due i pezzi in programma. La marcia tradizionale di festa del popolare del quartiere e più la Abbaccio la Marina, diciamo noi. Ci danno un pezzo. Per voi la bassa banda di Molfetta! Thank you.
La bassa banda di Miglionico, eccoli qui. Buonasera, salve. Domenico. Domenico. Di Vincenzo. Di Vincenzo, è la prima volta che partecipate al festival? Io sì, ma l'amministratore Padula è la prima volta, è stato nel 1973. Ah, quindi un veterano, lei è un veterano del festival. Presentiamo velocemente allora la bassa banda. Abbiamo qui Angelo. Vincenzo. Marco Pietro. Ineo Giuseppe. Pasquale Padula. E abbiamo anche naturalmente la mascotte, tu sei? Giulio Padula. Giulio Padula. Allora, che cosa ci suonate? La marcia sinfonica Spagnolita, autore Lanzillotti, e Francesca di Creatore di Conversare. Ok, 15 minuti anche meno a vostra disposizione, due pezzi, un bel applauso per Miglionico! Basilicata naturalmente!
la bassa banda di Miglionico, loro vengono dalla Basilicata, io vi chiedo scusa, non volevo pregarvi. Allora, avevate promesso un po' di polpo fresco, dov'è sto polpo? Ciao, noi ci siamo già visti l'anno scorso, se non ricordo male, sei Francesco Furio. Francesco, sei disarmato, dove hai messo il piffero? Cioè no, nel senso dove... Ecco, allora, poi abbiamo gli altri componenti. Tonino. Tonino, sei sicuro di chiamarti Tonino, Tonino? È sicuro di chiamarsi Tonino, Tonino? Tu? Furio Paolo. Furio Paolo. Mischi Fattelli. Noi ci siamo già visti l'anno scorso. Anacleria Domenico. Anche con te, Anacleria Domenico, e anche con te sei? Capotorto Mario. Capotorto Mario. Allora, due brani, due, massimo 15 minuti. Che cosa ci fate ascoltare? Una marcia sinfonica, sono italiano. Una marcia sinfonica e poi? Francesco, un'altra marcia caratteristica. Un'altra marcia caratteristica. Allora, senza polpo, il canzoniere, quante? Due, scegli, due. Vediamo il tempo, meno di 15 minuti, ragazzi, eh. Meno di 15 minuti, sennò poi... Allora, senza polpo, ma pronti per l'esibizione, eccoli qui, la bassa banda di Mola di Bari, a voi! Thank you.
formata dalla nostra cittadina, qui con la musica di Mistichezza Scientifica. Stiamo parlando del Centro Studi Musicali Antonio Zuffero di Grumo Appula, diretto dal maestro Rocco Giancastro, e qui ci vuole un bel applauso. La scuola presenta la classe di percussioni diretta dal maestro Saverio Petruzzelli. Ciao Saverio, benvenuto. Ciao. Sì, vi facciamo sistemare, intanto io vi leggo molto velocemente il curriculum vitae di Saverio Petruzzelli, che devo dire è veramente molto ricco. Saverio Petruzzelli è del 1978, si è diplomato con il massimo dei voti presso la Facoltà di Batterie e Percussioni dell'Università della Musica di Roma, sotto la guida del maestro Roberto Gatto, Derek Wilson e Maurizio De Lazzaretti. Ha studiato percussioni sinfoniche con il maestro Forestieri, docente di percussione del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Ha frequentato il primo anno di corso universitario presso il DAMS di Bologna. Ha seguito importanti seminari con Tullio De Piscopo, Bill Cobham, Menotti, Donati, Danny Gobbi. Tiene corsi mensili di batteria, percussioni, musica d'insieme in diverse associazioni scuole di musica di Bari, Pescara e Palermo. Insegna batteria presso lo Studio Musicale Antonio Zuffero di Grumo, l'orchestra, poi dirige l'orchestra percussiva Timba, da lui Cambio Foglio. Come al solito non ho la valletta, manco stasera, devo punire il presidente del festival. Allora, questa è l'orchestra percussiva Timba, un bel applauso, il cui acronimo è OPP, nasce dall'idea di creare un'esperienza musicale di gruppo che permetta l'approccio da parte dei ragazzi in quel mondo sconfinato e talvolta inesplorato chiamato ritmo. Il fine dell'OPP è quello di realizzare brani o semplicemente di ricreare atmosfere particolari utilizzando strumenti di diverse etnie, ma anche qualsiasi oggetto che possa produrre un suono. Naturalmente accanto all'aspetto compositivo vi è quello didattico. I ragazzi coinvolti infatti imparano ad usare varie tecniche percussive cercando di valorizzare l'insieme, come si fa nelle orchestre tradizionali dove ogni componente segue una parte musicale specifica. Convinto che questa esperienza possa suscitare interesse, noi tutti vi auguriamo buon ascolto e buon divertimento con l'orchestra percussiva Timba. A voi! Thank you.
cosa suoni? Ho 17 anni, mi chiamo Giacomo Rutigliano, sono percussione e batteria. Poi? Ho 16 anni, mi chiamo Gaetano Bizzotto, sono la batteria e le percussioni. Andiamo! Mi chiamo Antonella Bressano, ho 9 anni, sono la percussione e batteria. Bravo! Sì. Siamo Vittorio Caracci, da 16 anni siamo qui. Mi chiamo Carlo Perrucci, ho 16 anni e sono la batteria. Mi chiamo Domenico Nitti, ho 11 anni e sono batteria. Mi chiamo Ivana Scorza, ho 12 anni e sono batteria. Mi chiamo Nicola Cavallucci, ho 9 anni e sono la batteria. Mi chiamo Domenico Scorza, ho 11 anni e sono la batteria. E tu? Mi chiamo Piero Fanelli. Si chiama Piero Fanelli? Suona la batteria. Hai 4 anni e suona già la batteria. E tu? Anita. Ti chiami Nico come me. Nico e poi? Bartolomeo. Nico Bartolomeo, quanti anni hai? 7. 7 anni e suoni? La batteria. E suona la batteria. E naturalmente c'è il maestro Saverio Petruccelli. E vi ricordo che le videocassette della manifestazione le potete prenotare sin d'ora presso la sede del comitato Festival Vita Mur, ho detto bene Vito Michele Burdi, Vita Mur, qui a Gruo, oppure presso lo studio Savino di Palo del Colle, che è praticamente lo studio cinefotografico che sta curando le riprese di questa 25esima edizione. Il paese dei fiori, perché dovete sapere che Terrizia, oltre ad essere una bella cittadina, c'è un orologio maestoso, conosciuta, è la piazza antistante all'orologio, è conosciuta come la piazza Duardoch, dicono a Terrizia. Detto bene? Sì. Ho detto bene, promosso in terlizzese. Allora, lei è il signor Marinelli Tommaso, di quanti anni, signor Tommaso? 73. 73 anni, pensate un po', il signor Marinelli, il capo banda. Poi abbiamo Tesoro Michele. Tesoro Michele. Palmiotti Tommaso. Palmiotti Tommaso. Primavera Michele. Primavera Michele. Oh, uno che di Terlizzi, la città dei fiori, Primavera Michele. Poi Tesoro Nicola. E Tesoro Nicola. Che cosa ci fate ascoltare in meno di 15 minuti? Due pezzi? Due marce sinfoniche. Due marce sinfoniche. Voi la bassa banda di Terlizzi. Thank you.
cantando il polpo d'amore di Bari e non è arrivato. Col polpo arrosto ci vuole un bel pezzo di pane di La Terza. L'avete portato? Dov'è il pane? A chi l'avete lasciato? Ah, lo mangiate voi, ma mica lo mangiamo noi. Pane buonissimo oltretutto, che io... speciale, veramente speciale, senza nulla togliere naturalmente al più famoso forse pane di Altamura. Va bene, non accendiamo fuochi di campanile. Volevo soltanto dire, l'ho trovato, come il pane di Altamura, anche quello di Italia, di La Terza, l'ho trovato perché giro per lavoro, Milano-Torino e anche in Svizzera, e anche in Svizzera. Va bene, e allora, dopo questa piccola promozione al pane di La Terza, che cosa ci fate? Ah, eccolo qui, no. No, perché? No, lui, e parla sempre lui. Vabbè, stasera suona. Allora, chi sei, da dove vieni? Lo sappiamo dove vieni. Io sono Palmisano Vittorio, fratello del Piffero. Fratello del Piffero, sta male, fratello del Piffero, sta male. Padre del ragazzino, zio di questi due, e amico da 20 anni di quest'altro ragazzino. Ah, benissimo, quindi tutti in famiglia, siamo pronti, siete caldi, come dicono quelli che sanno presentare. Che cosa ci proponete? Allora, facciamo una marcia sinfonica che viene chiamata Spinzano, in più un ballabile la fisarmonica impazzita. Oh, la fisarmonica impazzita. E che sarà mai? A voi la bassa banda di La Terza! Thank you.
sera. In alfa uniforme questa sera, la bassa banda di Carbonara. Allora, signor Guerra, lei è ancora sconvolto perché so, ho saputo, un uccellino mi ha detto che ieri sera è stato ad un agape. È vero o non è vero? È tanto vero che sto andando a pensare quanto è bello brasiliano. Ma no. Se lei ha mangiato, ha bevuto e pensava pure alle brasiliane che stavano ieri alla mangiata. È sempre un folklore che gli danno festa di colore e tanta allegria. Ma dobbiamo avere domenica qua, ma da ci vuoi sbagliare? Dagli una botta brasiliana. E questo è un classico del signor Guerra, e vedo quest'anno ha una novità, a parte la camicia di chi è? Di Kandinsky, di Paul Klee, di chi è? Questa è una camicia che ci sono i colori delle nostre città, dove vogliamo ringraziare il Festival del Tambor di Grumo che ci ha portato al di là di tutta la nostra Europa e l'Italia. E sappia ben certo che Grumo è un paese che ci ha dato la vita e ci dà storia. E vogliamo ricordare il nostro grande maestro, il grande Grumo. La bassa banda di Grumo sono mortificati che stasera non c'è qui in questa piazza. Un applauso per Giovanni, il papà e tutto l'affetto del nostro cuore. Bravo. Grazie, grazie al signor Guerra. Lei è degno del Parlamento Europeo, ma mi creda, ma veramente, è degno del Parlamento Europeo. Allora, qua vedo un sacco di distillette, ma che è successo? Vedo... questa me la sono meritata. Allora, che cos'è sta cosa? Paperì, poi c'è Forza Trani e Che Guevara per la par condicio. È chiaro che le città che noi andiamo ci facciamo lo scambio di queste medaglie, di queste grandi valori. Siamo stati in Germania e abbiamo scambiato, poi siamo stati in belle città e voglio ricordare di Piripicchio, ma sono le cose belle della storia. Va bene, allora che cosa ci fate sentire questa sera? Una marcia sinfonica Maria Luisa. Una marcia sinfonica e poi papà. Allora, la presentazione veloce del gruppo. Guerra Francesco. Poi Carlo Fiore, Sabino Fiore, Raffaele, mio figlio, Guerra Vito, Vincenzo e Giovanni. Un bel applauso, siete pronti? Prontissimi? Come va? Tutto bene, brasiliano? Tornate in Brasile a posto? Tutto a posto. A voi la bassa banda di Carbonara! Thank you.
È il turno delle classi di canto del Centro Studi Musicali Antonio Zuccaro, dirette dalla soprano Annalisa Carbonara e dalla vocalist Lisa Manosperti. Buonasera. Grazie, buonasera. Allora. Tengo a precisare che sono tutti quanti i ragazzi che studiano al Centro Studi Musicale di Antonio Zuccaro, del maestro Giancastro, chi da poco tempo, chi un po' di più, però sono qui per ricevere i vostri applausi e il vostro calore. Cominciamo subito con una delle piccole, Nina la mamma. Thank you.
So
L'assessore alla cultura Vito Enrico, il presidente del consorzio Altcom di Grumo Natale Valenzano, poi chiamo anche l'assessore della comunità montana Murgia Sud-Est Paolo Mercurio e naturalmente presidente Sinisi e il sindaco, eccolo qui Nicola Domenico Rutigliano. Ed ecco la bella fanciulla che mi porta, pronto? Bella fanciulla! Patrizia, vieni qua, siamo pronti per assegnare i premi e io invito anche il presidente della giuria, il maestro Giancastro, perché per la massima correttezza e trasparenza adesso il maestro ci spiegherà con quali criteri sono stati assegnati i voti. Oh, finalmente, Tonino, voglio dire, no, Tonino no, grazie, 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 Magda e Patrizia, grazie. Allora, il fogliere, io non l'ho ancora visto, allora. Eccolo qui, non dire naturalmente maestro i nomi dei vincitori, spiega soltanto come avete assegnato i punti. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti. Io passerei, prima di iniziare con una spiegazione dei voti che sono stati dati, a presentare la giuria. Abbiamo il professor Gabriele, docente di tromba presso il conservatorio Niccolò Piccini di Bari. Il secondo giurato, Mimmo Morea, clarinettista, naturalmente diplomato. Il percussionista Saverio Petruzzellis, la maestra e insegnante Mina Pesce, insegnante di violino, e naturalmente me come presidente della giuria come pianista. Maestro Giancastro, avete visto massima correttezza, massima trasparenza, avete anche conosciuto i membri della giuria. Quindi io comincerei subito con il quarto posto che praticamente abbiamo assegnato come exequo a tre basse bande. E quindi al quarto posto si classificano le basse bande D e inviterei subito qui i responsabili delle basse bande di Monfetta.
Ci sta l'applauso, grazie. Monfretta, Pernicci e la terza, ex aequo quarto posto. Allora, consegna l'assessore alla cultura Vito Enrico la coppa offerta. Sono tutte del comitato o c'è? No, sono tutte del comitato. Allora, consegna, dicevo, il vice sindaco Vito Enrico alla bassa banda di Molfetta. Grazie per aver partecipato. All'anno prossimo, ancora grazie a Molfetta. Consegna il presidente del consorzio Artcom di Grumo Appula, Natale Valenzano, alla bassa banda di La Terza. Grazie La Terza, ci vediamo domenica naturalmente per la sfilata. La Terza, la foto. Andate più avanti. Bravo, bravo. Consegna l'assessore della comunità montana Murgia Sud-Est, Paolo Mercurio, il premio alla bassa banda di Ternizzi. Prego, assessore Mercurio. Aspettate, fermi un attimo. Oh, naturalmente mi ricordava giustamente il presidente della giuria, i voti sono stati veramente minimi, quindi c'è stato uno scarto minimo nell'assegnazione dei posti in classifica. E andiamo con naturalmente il numero 3, grazie a Antonino Miani che mi suggerisce. Allora, al terzo posto con 205 voti complessivi, la bassa banda di Miglionico. Dov'è il rappresentante della bassa banda di Miglionico? Eccolo che arriva. Grazie. Consegna Tonino Miani. Prego, vuole dire qualcosa? Prego. Vorrei dire, ringrazio tutti quelli che ci hanno votato, a me è la prima volta venire al Festival di Grumo, sono molto emozionato, grazie, grazie. Grazie a voi e grazie alla Basilicata. Andiamo con il secondo classificato. Consegna il presidente del Festival di Tambur, Franco Sinisi, alla bassa banda che ha totalizzato 222 voti. Qui sul palco Carbonara. Eccolo qui. Il signor Guerra, dov'è il signor Guerra? Piripicchio, vieni qui, vieni. Vecchi, vecchi. Sei contento, non sei contento? Ma basta che si partecipa, scusa che più bello, perché la cosa della nostra base banda, dobbiamo dire alle nostre autorità al di là di sopra, se non ci danno un po' di aiuto del nostro folklore, questa tradizione se ne va, perdiamo tutto. Allora bisogna avere la forza del cittadino, la forza dell'amministrazione e questi grandi uomini che si vanno veramente per fare un festival e sacrificio. Facciamo un applauso a tutti voi, al comitato, a tutti i giri e anche al nostro presentatore Giordano. Grazie. Attenieri! Un abbozzo ci conta mal di Turi! Una... Che c'entra Turi? Perché la base mal di Turi non è stata presente. E allora queste cose
per non partecipare tutte le base bagno. La cosa è giusto che quest'anno abbiamo avuto una perdita del nostro caro Giovanni Di Grumo. Vogliamo fare un applauso a questo grande uomo, grande passabando di questo paese. E allora, adesso ci vado a botta a chi non ha battuto le mani. Ne. Grazie, ci rivediamo naturalmente. E adesso consegna il sindaco di Grumo Aquila, Nicola Domenico Ruttigliano, il primo premio, guardate quanto è bella questa coppa, alla bassa banda che ha totalizzato 234 voti per il secondo anno consecutivo, la bassa banda di Mola di Bari. Più avanti, prego, per la foto di rito. Grazie. Grazie, mi ha fatto tanto piacere per il secondo anno vincere e a partecipare a questa manifestazione. Grazie a voi, aspettiamo sempre il colpo. Aspettiamo il colpo. Cambiaré improvvisamente.
cambia, l'amore cambia. Amore, che si confonde con mio amore.
adesso noi saremo ancora noi. Per avere ancora tempo per parlare, che il giorno non avesse tanto per farti vedere. Se sei tu, se c'è un mio, senza sentirci sperdi, un po' di te, un po' di me, bastava niente. Non lasciare più un sogno si dissolva come neve. Tu sei stata in silenzio, io non ho fatto un passo, ed ora noi siamo soli noi. Se vorresti facciata, balcone, vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo a Portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te. In un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che hai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che l'amore se lo vuoi non finirà mai. Non finirà mai.
trasero a casa e cercavo da bere, ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è. Ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo, ma non dormo, non volo. Mentre tu sei lontana, ripenso una scena di te senza velo. Non so bene per te, forse troppi caffè. Ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te, perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi. Subito qui la vocalist Lisa Manosperti, perché c'è un bel mazzo di fiori, ecco qui, che viene consegnato alla... Grazie, questo mazzo di fiori lo dedico anche alla Lisa Carbonara, che è insegnante di alcuni degli amori che avete sentito stasera. Grazie. E allora molto velocemente, è meritato questo coro per Lisa, molto velocemente premiamo tutti i ragazzi, il comitato premia tutti i ragazzi, cominciamo. Allora, rondò dei segretari, Pino Matteo e non c'è Gennaro Paladino, Magda Panelli, Giovanni Santoro, Michele Mitone, Patrizia Nitti che è qui, prego sul palco. Poi Piero Colasonno, Vito Colavito, Rocco Colavito, Costantino Dell'Erba, Vito Di Pasqua, Vito Galena, Carlo Lorusso, Giacomo Romiano, Michele Peragile, Michele Regina, Leonardo Serafino. Allora, velocemente consegniamo i diplomi al Roberta Lotti. Roberta Lotti, forza! Luciana Lepore, dov'è Luciana Lepore? Vincenzo Lanzadoro. Venite qua, guardate la foto, guardatela. Tania Jacobellis. Ti passo, vieni, mettiti qua che ti fai la foto. Dalla la ragazza. Angelica Ladisa, si prepari Angelica Ladisa. Angelica Ladisa! Vito! Vieni sopra! Patrizio Dell'Erba! Patrizio, Magda, stai! Va bene! Michele! Vito Dell'Erba! Ah, no, lo zio! Lo dallo zio! Vale! Teresa Perloco, Maria Teresa, chiedo scusa. Francesco Spano. Vita Nitti. Chiara Centrone. Pinuccio, devi darlo tu. La foto, Pinuccio, la foto. Guardate da questa parte. Stefania Sollecito.
Anna Maria Valerio. Brava. Auguri, Vieni. Antonio. Mina Lamanna. È andata via. Allora, sono finito. Federica Sportelli. Manca quello di Antonella Delia, dov'è? Antonella Delia! Annalisa Carbonara, dov'è? Non la vedo Annalisa. Non c'è, conteniamo lo stesso ad Annalisa Carbonara. Lisa Manosperti consegna il presidente Franco Sinisi. Assessore Enrico Venga che deve consegnare un coso, un attestato. Al maestro Rocco Giancaspro, dove sei Rocco Giancaspro? Perfetto. Lo dà Vittorino. Lo dà l'assessore Enrico e io lo consegno a Saverio. Saverio Petruzzellis, vieni, io te lo consegno io, Ringraziamo la Croce Rossa Italiana, intanto i vigili urbani che non hanno ancora tolto punti da nessuna patente, fortunatamente, e anche l'arma dei carabinieri. Allora, diploma al signor Michele Cea, tecnico audio luci per la partecipazione al 25° Festival dei Tamur. Dov'è? Non c'è, andiamo avanti, prego. Ancora, signor Vito Miani, tecnico audio luci, un applauso, almeno un applauso per questi ragazzi che fanno parte del team di Vito Regina. Grazie alle signorine. Magda e Patrizia, due parole di Tonino Miani, muoviti se no ti trasformi in zucca. Volevo ringraziare tutti, in particolare l'amministrazione comunale. È un grazie sentito alla comunità montana da parte del vicepresidente che era fino a qualche giorno fa, Piluzzo Enrico. Lo ringraziamo di cuore per quello che ha fatto per il Festival di Tamur. Speriamo che il nuovo assessore continui su quella scia. Ringraziamo ancora ora Pino per quello che ha fatto per il Festival di Tamur. Grazie. Seconda serata del 25° Festival di Tamur per i grumesi che vedo numerosi, per i forestieri che vedo altrettanto numerosi. Questo ci fa capire che ancora una volta abbiamo fatto bene a celebrare il Festival folcloristico per antonomasia grumese. Io passo il microfono al presidente Franco Sinisi, che vi darà il suo saluto prima di questa sera di intrattenimento con Toni Esposito. Buonasera a tutti, non voglio trattenervi perché è già tardi, voglio solo ricordarvi che è la 25esima edizione del Festival Tamur. Festeggiamo i 25 anni di Le Nozze d'Argento. Allora, in questa occasione io inviterei Toni Esposito, che lui ci festeggerà Le Nozze d'Argento. Grazie. Voglio dire che sono orgoglioso
di festeggiare queste nozze d'argento di questo festival importante, di questa cittadina importante nel mondo. Questo Grumo Appulo è un pezzo di storia importante, conosco la storia di Grumo, ci sono tante persone di questo paese che si sono fatte conoscere in America, nel mondo, conosco la storia di questo monastero, così come la conoscono tutto il mondo, di questa storia dei frati cappuccini, poi diventato carcere, poi diventato comune, per cui conosco bene, un paese che si è fatto conoscere, c'è anche degli amici che sono diventati dei grandi attori. Buona serata e grazie ancora.